due comunicazioni di servizio da parte del poeta Serafino Schifani. Per la limitata disponibilità di tempo, con rammarico non sarà possibile consentire interventi da parte del pubblico. Quanti intendono acquistare il libro devono portarsi all'ingresso e avvalersi della cortese collaborazione del maresciallo Franco Di Marino e dell'avvocato Paolo Piccinini, che ringraziamo. La parola al sindaco di Sersara, Carmine Capelluppo, prego. Grazie e buonasera a tutti. Professore, la scommessa l'avete vinta, io ero restio alla domenica e alla Porta Parco, però la scommessa l'ha vinta. Effettivamente le persone che sono qui è un atto veramente di amore nei vostri confronti, per quello che fate, per quello che date per la comunità. E quando ci siamo visti per l'organizzazione della presentazione del libro, avete trovato subito disponibilità, perché altrimenti non poteva essere. Io devo ringraziare anche l'avvocato Pettinato, che ha curato veramente dei minimi particolari l'organizzazione di questo evento. Io ho letto nei suoi occhi la voglia proprio di presentare questo sogno infranto. E devo dire la verità, ti ringrazio, perché è un'occasione per stare insieme, per discutere e soprattutto per far capire anche l'amore tuo nei confronti della comunità, perché questo libro è un libro veramente che si legge con piacere, con passione, e c'è tutto il professore Schifani in questo libro. In questo libro c'è l'amore per la famiglia, c'è l'amore per la propria comunità, quindi due cose alle quali il professore ci tiene tantissimo. Io mi onoro di conoscerlo da tanti anni, devo dire la verità, l'altro giorno raccontavamo quell'aneddoto, vero professore? La Farsa mi chiese non so quante copie della Farsa, proprio perché il professore voleva che la Farsa la leggessero tutti quanti, che diventasse oggetto anche di discussione. E quindi questo vi fa capire come, voglio dire, il professore ami soprattutto far trasmettere, far veicolare anche e soprattutto le sue passioni, le sue conoscenze. E quindi la grandezza di questo nostro maestro, che ha formato tantissime generazioni, anche queste. E oggi si chiude in questo libro, perché vi ripeto, questo libro c'è tutto il professore, c'è un uomo veramente di grande fede, di grande spessore culturale, c'è un uomo che veramente ha messo in primo piano la famiglia. Io ho letto molte poesie, a Mimmo per esempio, perché tu, una delle cose che hai sempre nella tua vita, voglio dire, è curato di più anche l'amicizia, il rapporto umano, ma ci sono tante altre belle poesie su Sersara, poi è inutile, in questo amore proprio veramente di cuore nei confronti di tutta la comunità. Quindi ti ringraziamo perché ci lasci veramente un bel libro, ma soprattutto io ti ringrazio per le parole affettuose che hai avuto nei miei confronti. Non sono mai tante le parole nei tuoi confronti e non sono mai tanti, diciamo, i ringraziamenti che ti dobbiamo fare, però dobbiamo, perché sei un uomo di cultura, ma sei un uomo che ami e continua ad essere una grande memoria storica della nostra comunità. Questo è il ringraziamento, penso mio, personale, di tutta l'amministrazione e di tutte le persone che oggi sono qui in questa grande sfida e tu hai vinto. Complimenti e grazie di tutto, professor Schifani. Grazie al primo cittadino di Sersara, Carmine Capelluppo. Immediatamente la parola all'assessore alla cultura del comune di Sersara, Serafino Pettinato. Prego. Per gli amici di Serafino. Buonasera a tutti. Per me è un piacere e un onore poter presenziare la presentazione del professore Schifani, che in questi giorni più volte mi dice di non chiamarlo professore, ma per me è inevitabile. Il libro che andremo a presentare è una digressione di sentimenti, di emozioni, dedicate ai suoi effetti personali, ma dedicati anche a Sersara. Nel libro troverete sicuramente tre poesie dedicate alla città, a Sersara, in particolare al suo amore per la S Sersara, che è appunto non solo presidente apoteosi sersarese, perdonatemi, è a Sersara.
Il resto delle poesie rappresenta il bagaglio culturale e personale del professore Schifani. Ogni poesia rappresenta tutte quelle parole, quei sentimenti che nessuno di noi riesce mai ad esprimere. Solo un poeta si fa portatore delle parole di tutti e riesce ad esprimere quelle parole che nessuno sa esprimere come sa fare un poeta. Un poeta è un essere, io ho sempre detto che gli artisti in genere, i poeti, i musicisti, sono persone speciali perché riescono, hanno delle sensibilità e riescono a cogliere degli aspetti della vita che noi non riusciamo mai ad esprimere tutti, non riesce ad esprimere queste sensibilità. Quindi che dire, grazie per avermi permesso di stare accanto in questa esperienza, tra l'altro la mia prima esperienza nella presentazione di un libro, quindi magari nel percorso non avrò fatto tutto corretto come vuol far apparire il sindaco. Grazie di nuovo, buona serata. Grazie all'assessore alla cultura del comune di Sersale, Serafina Pettinato, e adesso la parola alla relatrice Giovanna Moscato, dirigente scolastico del liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Sersale. Buonasera a tutti, lascio da parte l'espressione del mio stato d'animo, che è quello di profonda ammirazione e gratitudine per il professore Schifani che mi ha voluto coinvolgere in questa avventura, e sono veramente lieta di questo, perché è una persona, facendo un lieve preambolo, di grande cultura, di grande intelligenza, grande spirito speculativo, e che ha messo in questa raccolta poetica quello che è tutta la sua esperienza di vita. Intanto ci tengo a sottolineare una cosa: si tratta di un incontro con la cultura, un incontro con la cultura che porta in sé un'intima speranza di raggiungere un livello elevato di bellezza che solo le parole possono esprimere. E in questo il nostro poeta ha espresso appieno la bellezza della vita e la bellezza della parola, che è una parola cantata. Una parola che si manifesta attraverso dei versi che per la loro stessa struttura sono versi brevi, ho detto dei singhiozzi, perché in un certo qual modo è attraverso la metrica che noi riusciamo a capire l'essenza della sua filosofia di vita, del suo modo di approcciarsi alla vita. E noi spaziamo da quello che è un momento di riflessione profonda in relazione a quella che è la giovinezza che si contrappone all'età della vecchiaia, e quindi la giovinezza che viene espressa attraverso la rappresentazione di primavere e di momenti felici e nostalgici, quasi come un mitologico periodo di bellezza e di consapevolezza, che invece viene abbandonato per proseguire verso la vecchiaia che porta con sé pensieri nostalgici per ciò che si è perduto e che non ritornerà mai più. Così come anche si evidenzia quell'idea della contingenza: tutto è destinato a scorrere, tutto è destinato a cambiare, a modificarsi, e a volte si fa uno sforzo con la memoria per trattenere quelli che sono i ricordi dei tempi lontani. Tutto questo a che cosa porta? Ad una immensa elevazione dell'amore, dell'amore nei confronti della donna, dell'amore nei confronti dell'umanità, un'umanità che però è a volte sofferente e di fronte alla quale si erge il mistero della divinità, il mistero di Dio. Questo Dio che il poeta vuole andare a cercare non nelle grandi cose, nelle grandi espressioni, nelle parole erudite, ma nell'umiltà, nella semplicità della rivelazione di Dio. Quindi è un avvicinamento a Dio attraverso la grazia. Che cosa dire di quella che è l'erudizione presente all'interno dell'opera? Un'erudizione che fa emergere la grande cultura del nostro poeta, che procede dal mondo classico per arrivare ai contemporanei, passando attraverso Leopardi, Carducci, Ungaretti, Bach,
Pascoli e queste reminiscenze che riusciamo a toccarle interamente all'interno della sua opera. Sogni infranti. Ecco, e ci avviciniamo alla presentazione della prima poesia, della prima lirica. Sono i sogni che con le ore e le loro ali metaforicamente si infrangono sui marosi, su quelli che sono gli ostacoli della vita, su quelli che sono gli ostacoli del tempo. Il tempo che non è mai amico, ma il tempo non perdona, procede e nel suo incedere travolge ogni cosa. Io adesso introduco questa lirica che il nostro giornalista Luigi Stanizzi leggerà. Sogni infranti. È di porpora il colore dei miei sogni, dei sogni che si accompagnano muti alla mia esistenza, mentre giorno per giorno si frantuma ai confini del tempo. Impavidi, hanno ali spiegate verso un sole infinito ed immergono le esi di piume nelle onde salmastre del mare o tra le pallide guance delle nuvole. E di porpora il colore dei miei sogni, alati sparvieri di speranza, coi quali si trascina e si infrange sui marosi del tempo, tutto quanto il mio cuore. Quello che colpisce di questa raccolta poetica è che occorre vederla come una sorta di affresco, un grande affresco, all'interno del quale noi troviamo diversi quadri, quadri paesaggistici che però rimandano e alludono a delle sensazioni profonde che appunto sono relative al modo di concepire la vita del poeta. Importante è a questo scopo la poesia Arietta 1967, un piccolo borgo che viene descritto con delle pennellate rapide, in cui però si condensa anche il suo stesso pensiero, che è quello di una sorta di dicotomia tra il vecchio e il nuovo, tra l'antico e il moderno, tra il giovane e l'anziano, laddove l'anziano è il vecchio solitario che ormai attraversa le vie del paese e il giovane bimbo che viene allattato al seno di una madre. Proprio questa contrapposizione ci fa pensare anche ad un'immagine tipicamente leopardiana, laddove tutto si raccoglie, e i toni sono quelli del silenzio, un silenzio però in movimento, dove ci sono vari momenti di vita quotidiana che vengono ripresi e quasi cristallizzati, fermi in sé. Prego. Arietta, 1967. Lo scialbo verde degli olivi intorno si spande uguale intorno alla radura. Screziano neri in mezzo i tronchi e i rami, il sole e l'ene, senza più calura. In fondo, alla penombra di vaghe nuvole stanche, giace raccolto il borgo, esile appena il campanile, come un sospiro, affiora sulle casette bianche. Tutto tace e non si vede che pensoso un vecchio coi suoi molti anni incontro alla chiesuola, farsi alla soglia con il figlio al seno una mamma, non una parola, fruscii di foglie, un alito di vento agita imposte e le viuzze torte corre in un lungo sospiro lento. Un bimbo, scalzo e biondo, nessuna cura, tutto a gioco intento. Canta intanto il colono al suo lavoro, lieto nei campi, lieto sulle alture, e presso a un casolare la massaia svuota a destra nei sacchi il suo paniere colmo d'olive scure. Invisibile ovunque, un bue scampana di tanto in tanto per la testa piana, e il suono mite, vaga, sonnolento, ora vicino, ora più lontano. Una striscia di fiume a valle cerca il mare, e del vomere i campi in lontananza,
Bruni si aprono al passare. È in letargo e il ghiro dorme già nel suo riparo. Migrarono le rondini, non più un volo, eppure il cielo è chiaro. Un paesaggio, un luogo, rappresentano uno stimolo e uno spunto per delle riflessioni via di là più profonde. Nella sua lirica a Sersale emerge tutto l'amore del poeta nei confronti della comunità che gli ha dato i natali e che lui si auspica raccolga poi il suo corpo alla fine della sua esistenza. A Sersale è la città indomita, la città forte che è stata creata dai suoi cittadini, che sono riusciti ad arare, a coltivare un terreno impervio, ma che comunque è riuscito a rifiorire. La bella città di Sersale che lo ha visto crescere e che appartiene ai suoi ricordi, alla sua memoria, ed è il luogo dove lui ha nutrito, anzi che lo ha nutrito di grandi speranze. Speranze a volte che sono andate deluse, ma che comunque rimangono indelebili nel suo cuore. A Sersale, accovacciata come un presepe sulle pendici dei monti, bella e assolata da sempre, Sersale, fin dall'alba, stelle ormai svanite, volge lo sguardo in fondo, oltre i declivi, al glauco golfo del mare di Afrodite. Tra una cornice di querce e di castagni, sui tetti aguzzi, dagli embrici cremisi come d'autunno i faggi sulla sila, stormi neri di taccole vocianti segnano il cielo di acrobatici voli, di festosi canti. In tempi remoti, laboriosi e intenti ti eressero i tuoi figli devoti e, corazzati di tempra decisa e fede profonda, anno per anno, col sudore dei forti, degli impervi pendii, la terra vara resero feconda. Sul dirimpettaio, colle delle crozze, Sacra Maria, regina del Carmelo, oltre le guglie dei cipressi agitate dal vento e gli aghi dei pini, solitaria si erge la crisuola che al vespro invita alla preghiera e rassicura le anime fedeli che da tanta verzura benedice. Non c'è via, non c'è muro, anche il più fatiscente, che io non abbia nella mente, fisi e nel cuore. Che non vi membrino della giovinezza le gaie serate con gli amici, il volto dei miei cari, amati e perduti, gli intimi tremori, gli audaci sogni ad occhi aperti e dolci e febbrili i primi amori. Di giorni felici e infausti, colmo è il mio spirito, che nel corso spedito della vita, da madre premurosa, nutristi lungo il cammino, oltre misura, di giovanili certezze e di speranze, poi deluse. Come ha voluto ineluttabile il destino. Tra i fitti boschi, ove si genuflesse un tempo, fuor dai cenobi vicini, l'ascetico eremita, e in sighe tese tra i cespugli il brigante ardito raccolsi le viole a primavera, appagato di pace e di storie antiche udite al focolare d'inverno nella lunga sera. Non restano che vecchi ricordi sfuggenti tra le ragnatele fitte intessute dagli anni su un'anima ora sopita, che tra le gioie ed i soverchi a spanni esausta adombrano i fantasmi del passato di tutta una vita. Quanto spazio racchiude l'infinito, tanto tamai e tana, mia patria vita, mentre impetuoso il tempo scivola via verso l'ignoto o il nulla, perché eterno è il divenire e i giorni inarrestabili, come le foglie gialle e i rami a poco a poco spogliano la vita. Imponente, sulla piazza che l'eroica madre ricorda, appesantito dai troppi e folti rami, il bagolare ancora schigra i secoli e,
nell'ampia chioma ombrosa che sfiora il ciel turchino, ospita uccelli. A loro offre al suo tempo le dolci truppe di cui anch'io facevo eccetto da bambino. Illude l'esistenza ogni mortale con intriganti chimere e vane promesse di felicità, ma di questo poi l'uomo s'avvede solo alla riga della tarda età. Mentre soltanto rimuginando vado, con rintocchi grevi scandiscono le ore le campane tra pallide nubi, quasi ad annunciarmi incerto il domani e breve l'avvenire. Ed è così che tu, Sersala, tu che mi hai visto nascere, tu mi vedrai morire. Penso che le poesie vadano semplicemente lette e ascoltate, non c'è bisogno di commenti, perché c'è una tale musicalità nelle sue parole che ti trasporta altrove, in un'altra dimensione. Quindi anche la mia presentazione diventa superflua di fronte a una lettura così suggestiva della poesia. Continuiamo su questa scia, nella manifestazione di questo amore incredibile nei confronti del proprio paese da parte del poeta, con Apoteosi Sersalese, che è un po' più contingente. L'occasione della scrittura infatti è stata scritta nel 2016 in occasione dell'ingresso in Serie D da parte della S. Sersale. È una poesia anch'essa intrisa di numerosi elementi classici, si parla appunto del Tempio di Olimpia, di questa volontà, di questo amore nei confronti del gioco che viene inteso come massima espressione dell'essere umano, sia in termini di fair play, sia in termini di accoglienza e accettazione delle regole. Sersale che diventa in questa occasione un punto di riferimento importante per tutte le comunità del territorio, perché appunto si è fatta portatrice di un vessillo estremamente importante ed interessante. Sì, il nostro giornalista Stanizzi leggerà la parte finale di questa lunga lirica. Apoteosi Sersalese, verso conclusivo. Dalle bianche spiagge dello Ionio, dalle rupestri sponde tirreniche, dal pollino innevato alle spumeggianti scogliere della mitica Scilla, tutta la Calabria, superba e esulta di cotale vanto sersalese, e giustamente Magna Abruzia, terra servosa, già carica di gloria, se è vero come è vero che l'onnipotente fato a te l'alto nome concesse di cedere alla patria tutta il gran nome d'Italia. Così importante. Beh, adesso passiamo dal profano al sacro, quindi affrontiamo il tema della fede in Dio, in questa lirica all'interno della quale il poeta dichiara di non voler spiegare l'esistenza di Dio facendo riferimento a suggestioni, per così dire, elevate, astronomiche, oppure superstizioni o discorsi di eruditi. Si può attingere alla presenza di Dio attraverso degli elementi molto semplici, perché Dio, come dice il poeta, si è rivelato agli umili, alle persone che sono in grado di capire e rivelare la sua presenza attraverso le piccole cose. Quindi è l'umiltà, l'elemento, la chiave di volta per comprendere meglio quello che è il mistero del divino. Certamente è lì che bisogna partire.
fede. Non intendo indagare, Signore, tra le volte astrali o scrutare i segni inattendibili del cangiante zodiaco ed esplorare le luminescenti galassie per trovare la porta del tuo regno, che non è d'ossidabile bronzo. Né intrattenermi coi savi in speculazioni erudite sui lidi ove approdano le anime o sui tempi o modi in cui lo spirito vivifica un embrione. Né proferò a decifrare gli enigmi veri o presunti occultati da vetusti profeti su rotoli rinsecchiti per millenni da venti infuocati del deserto. Ha un senso ed è affascinante, magari un dovere, inoltrarsi là dove spazio e tempo si riducono a un tutt'uno e andare alla ricerca della parte invisibile del creato. Ma all'uomo non è dato svelare i sacri misteri della tua persona e la tua volontà. A me basta quanto hai rivelato e non sarò che un credente indifferente ai portenti e senza assilli, perché è ai piccoli che riveli la verità. Abbiamo un'altra lirica, l'ultima prima di introdurre dei versi cantati. La poesia che abbiamo scelto questa sera per concludere questa rassegna è un addio, quindi passiamo dall'amore divino all'amore tipicamente umano. Non è semplicemente il discorso di un amore passato, di un amore lontano, ma è fondamentalmente un ricorso a quella che è l'immagine del tempo che ogni cosa annienta. Quindi è il desiderio del poeta di mantenere viva la memoria, di mantenere vivo quel ricordo che il tempo va a distruggere. Sembra in un certo senso quasi una poesia di Montale, no? La sottrazione al tempo dei ricordi. E con un addio c'è questo desiderio di ricordare la persona amata che ormai è distante e a quale il poeta, al cui ricordo il poeta non vuole rinunciare. Un addio. Io ti ricordo ancora, fanciulla silenziosa e perduta. Tuttora invulnerabile il tempo contende alla mia memoria la tua immagine. E con leggida scura di bronzo la sospinge verso umidi abissi. Immenso, senza confini, lo spazio di distanze ti annienta e di stagione. Nelle mie mani protese spalancate, i monsoni depositano dal tropico un gelido addio. Solo un addio. Un emisfero così grande per un povero, ormai impercettibile amore. Ora, se è in alto che guardi, è la croce del sud, la stella che vedi brillare nella notte. E il lucido cielo dall'indaco mantello è il cielo d'Oriente e delle favole. Per te disegni grigi e incomprensibili vicende, per te alla sorte intessuto mente di lacrime, come le mie mente, né puoi sfuggire alla sua morsa implacabile. Come cortecce di sughero galleggiamo, eternamente galleggiamo sull'oceano, indifferenti alle onde e alle correnti, e mastichiamo bacche rossastre e amare fin dove l'equatore dissemina serpi sulle dune. Io non so perché la mia anima si illude nei versi, perché edifica speranze e un ritorno. E ti immagino assorta al sussurro del mare, accorato e sommesso come una preghiera, quando cheta mareggia l'onda notturna dopo lo schiumante impatto sulla riva. O riversa a fissare nuovi astri e nuove lune, a pensare alle lusinghe del passato, a tutto quanto è perduto.
preoccupazione rimanga, rimanga a tuo volto. Nulla è imperscrutabile come l'infinito, nulla inarrestabile come il tempo. Ovunque si vada è un orizzonte d'acqua, è come la marea sommerge lo scoglio, la lontananza annega il mio cuore. Pone fine il risveglio ad incubi e sogni e l'invisibile scure del destino sull'ampio palcoscenico dell'esistenza, recide inesorabile affetti e speranze. Fanciulla dalla tristezza e dal pianto, altro non è la vita che un mesto addio, persino ai ricordi. Bellissima rassegna poetica, stillante di vita, perché ogni poesia che noi abbiamo letto è l'espressione più profonda dell'esperienza di vita del nostro poeta, un poeta che ha vissuto profondamente con gioia e dolore. E concludiamo però allegramente questo momento con una poesia tradotta in musica, che viene realizzata, viene cantata dal dottore Emanuele Taverna e accompagnato alla chitarra dall'avvocato Antonello Sacco. Occhi di tutti. Sì. Buonasera a tutti. Prova, sì, sì. Mi ha
ci avviamo a concludere. Ora l'intervento dell'editore Marco Marchese, Officine Editoriali da Cleto, e poi chiuderà il poema. Grazie, io sarò davvero breve. Prima di tutto non potete immaginare la mia veramente intima felicità, perché cioè, avere in un auditorium così grande tutte queste persone è veramente una gioia. Per un editore è qualcosa che non accade frequentemente, perché alla presentazione dei libri, quando ci sono 25 persone, è già un successo. Qui ce ne sono 25. Questo dimostra due cose. Allora, la prima è il grandissimo affetto che tutte e tutti voi provate per il nostro Serafino. E la seconda, che non è meno importante, è naturalmente l'attenzione che questa comunità dedica alla cultura, anche perché non è la prima volta che io ho avuto l'opportunità di venire a presentare un libro come casa editrice qui a Sersale. Voi dovete pensare che in Calabria, purtroppo, ed è anche questo il motivo del nostro impegno, del nostro lavoro quotidiano, ma in Calabria purtroppo ci sono decine e decine di comuni dove da oltre 10 anni non si presenta un libro. Allora, vedete, tutta questa presenza oggi ha un significato, significa che dietro c'è un lavoro socioculturale, l'impegno di persone, l'impegno dell'amministrazione, l'impegno delle realtà associative sul territorio, che comunque lasciano quei semini che poi dopo con il tempo per fortuna germogliano. Perché vedete, la Calabria e la Sicilia, io lo dico in ogni occasione, anche ogni volta con l'opportunità di incontrare il pubblico, no? La Calabria e la Sicilia sono le due regioni dove si legge di meno. Gli ultimi dati ufficiali disponibili ci dicono che nel 2021 solo il 20% dei calabresi e il 20% dei siciliani, al netto delle attività curriculari, hanno acquistato un libro. Questo è un dato molto significativo. Al netto dell'attività curriculare significa che al netto, mettendo da parte, tutte le persone che sono costrette ad acquistare un libro per via della propria professione, per un aggiornamento, per chi studia. Quindi al netto dell'attività curriculare solo il 20% delle persone ha acquistato un libro. Mettiamo anche da parte che acquistare un libro non significa mica leggerlo. Alcune volte si acquista, poi si mette lì per pagare, resta lì dal tempo, magari non viene nemmeno letto, no? Mettiamo da parte anche questo. Il controllare a questo dato, che è ancora negativo, ma noi dobbiamo lavorare per ribaltarlo, sta in un'altra parte d'Italia, no? Che è la provincia autonoma di Bolzano. Nella provincia autonoma di Bolzano l'80% della popolazione nel 2021 al netto dell'attività curriculare ha acquistato un libro. Ora facciamo una sovrapposizione sui dati socio-economici e culturali di queste due regioni. È evidente, la lettura è un punto di ancoraggio, è un punto di sviluppo naturalmente della cultura, e questo significa anche sviluppo sociale e sviluppo economico. Ecco, i segni a Sersale hanno germogliato bene. Grazie a tutte e a tutti voi. Grazie all'editore Marco Marchese, Officine Editoriali da Cleto. La presentazione di questo libro, Sogni Infranti, di Serafino Schifani, con prefazione di Giovanna Moscato e presentazione di Francesca Stanizzi, si conclude con le parole del poeta Serafino Schifani, in arte Seraschi.
adesso. In quanto autore, dicevo, a me corre l'obbligo inderogabile di esprimere a tutti la mia più viva riconoscenza, a cominciare dal signor sindaco Carmine Cappellupo e dall'assessore alla cultura, avvocato Serafina Pettinato, che hanno preso a cuore la presentazione di questo mio libro, prodigandosi nell'organizzarla con slancio e con accuratezza. Grazie anche per i loro giudizi lusinghieri e gratificanti. Prezioso è stato il supporto tecnico del dottore Vincenzo Niuta. Grazie. Devo quindi rivolgere la più fervida gratitudine alla dottoressa Giovanna Moscato, dirigente del locale liceo scientifico, nonché giornalista e scrittrice, per aver accolto cortesemente l'invito ad occuparsi della prefazione, il cui elevato livello culturale è riscontrabile nel testo. Si è inoltre resa disponibile all'odierna presentazione, in questo coadiuvata dal giornalista professionista Luigi Stanizzi, che nel ruolo insolito di fine dicitore se l'è cavata benissimo, come tra l'altro nella stesura della postfazione. Grazie ai cari Francesca e Francesco Stanizzi, l'una per la bella presentazione riportata nel libro, l'altro per l'originalità della copertina. Grazie all'avvocato Antonello Sacco e al dottor Emanuele Taverna per aver prima musicato e dopo impeccabilmente seguito la canzone Occhi Blu. Un grazie d'obbligo va all'editore dottor Marco Marchese per aver creduto in questa mia opera, che ha voluto pubblicare senza oneri per l'autore. Sempre al mio fianco l'amico fraterno Mimì Buccafuoco, data la mia totale imperizia nell'informatica, mi ha costantemente e pazientemente sorretto nelle più svariate occasioni. Credetemi, non so proprio come ringraziarlo, perché anche i poeti hanno dei limiti. Ma un ringraziamento veramente particolare devo e voglio rivolgerlo a tutti i presenti qui convenuti, alcuni anche da fuori, perché è grazie al pubblico che un libro prende corpo e vita. Senza lettori, infatti, qualsiasi libro è come un mare senza acqua, è come un cielo senza stelle. Durante la recitazione dei miei versi mi ha colpito l'assoluto silenzio che indica di ascolto e di attenzione. E in questo silenzio, come assordante, mi è parso di sentire i vostri cuori palpitare all'unisono col mio. Grazie anche di questa emozione.